Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare un unboxing con voi, quindi vi faccio vedere tutte le cosine che mi sono arrivate nell'ultimo periodo, quindi un sacco di novità, make-up, beauty e non solo. Iniziamo subito con queste scarpe di The Sneakers Wall, li trovate su Instagram. Queste ve le ho fatte vedere nel video in cui Gatto Denver decideva la mia giornata per 24 ore. Ho ricevuto tantissime domande su queste scarpe. Sono Nike con il print di Dior, e questo è un brand che personalizza le sneakers con print di brand molto famosi come possono essere Dior, in questo caso pure Gucci, eccetera. C'erano anche rosa con questo print, mi piacevano un sacco, però alla fine ho optato per questo azzurro perché voglio abbinarle alla mia Chanelina che vedete là, esattamente quella color Tiffany. In molti mi avete chiesto se sono print originali. Sì, il print è originale, però ovviamente non è una scarpa Dior, è una scarpa Nike fatta a mano, realizzata con il print Dior, quindi sono personalizzabili e io le adoro. Poi Too Faced, volevo farvi vedere queste quattro palettine che mi sono arrivate da Too Faced. Ve le ho fatte vedere su TikTok. Se ancora non mi seguite su TikTok, vi lascerò il nome qui perché sono molto attiva, l'ho scoperto da poco e sono super attiva. E sono queste quattro nuove palettine. Nell'ultimo tutorial ho utilizzato questa, che è l'unica che avete visto qui su YouTube, che è la Light My Fire. Sono mini, quindi sono piccoline, adoro, sono tascabili o da viaggio, adoro la grandezza di queste palettine, e questa l'abbiamo testata assieme appunto nell'ultimo tutorial ed era favolosa. La scrivenza di questi ombretti è veramente veramente pazzesca, nonostante io ne provi tantissimi da tantissimi anni ormai, però questi mi hanno veramente veramente colpita. C'è la That's My Jam, il pack è stupendo e questa ha ombretti sulle tonalità del rosa e del lilla, e sono, alcuni ombretti sono shimmer, altri sono invece opachi. Poi c'è la Kitty Likes to Scratch con colorazioni, anche queste sul rosato, e poi c'è qualche marroncino, un nero, un grigio molto scuro, quindi molto carina per gli smoky questa palettina. Poi c'è forse la mia preferita come packaging perché sembra uno di quei giochini portatili che avevamo noi tipo degli anni 90 o primi 2000, e si chiama Let's Play, sembra un po' tipo il, non so se era il Game Boy o un Nintendo. E i colori di questa sono sul, anche questa sul rosato nude e qualche marroncino, quindi molto carine queste palette, mi sono piaciute molto. Dateci assolutamente un'occhiata da Sephora se sono aperti da voi, qui siamo tutti rigorosamente chiusi, non so in Italia come sia la situazione in questo momento, però date un'occhiata a queste palettine, sono fantastiche. Altre novità da Too Faced, mi sono arrivati i nuovissimi Killer Liner in questo bellissimo pacchetto che contiene tutte le tonalità. Sono tutte tonalità molto, devo dire, neutre, fatta eccezione per questo azzurro. Sono tutte tonalità molto portabili in realtà e sono matite, le ho già swatchate per vedere come sono e hanno una scrivenza fenomenale. Molto carino il pack anche delle matite, tutto rosa, io adoro, con i dettagli dorati, e la scrivenza, vi faccio vedere, la scrivenza è pazzesca, sono super super morbide, super super scorrevoli, sono 100% waterproof e hanno una durata di 36 ore, quindi sono molto curiosa di provarle, magari in uno dei prossimi tutorial le testiamo assieme. Poi mi è arrivato un nuovo pacchetto da Hello Body, ragazzi, che hanno sempre questi pack rosa carinissimi. Vediamo che cosa c'è all'interno. Super contenta perché mi hanno spedito le due nuove maschere e altri due backup di maschere che avevo finito. Ve le faccio vedere, c'è la Aloe Sleep. Questa è una maschera idratante, tra l'altro notare che tutti i prodotti Hello Body sono fatti con prodotti naturali, sono sempre al 99%, 99,5% naturali, quindi gli ingredienti di questo brand sono imbattibili. Questa è una maschera che va applicata la notte, poi risciacquata la mattina, contiene aloe vera, acido ialuronico e va ad idratare la pelle naturalmente. Poi mi è arrivata la Cara Rescue, questa è una maschera che va ad agire in particolare sui pori, va a purificare
tonificare la pelle, contiene argilla e avocado e va applicata una o due volte alla settimana. Questa non va applicata tutta la notte, essendo purificante, ragazzi, va applicata soltanto 7-10 minuti e poi risciacquata. Poi sono molto contenta che mi sia arrivata di nuovo la Coco Wow. Questa è una mask, di questa avrò usato tipo 3-4 vasetti già, una cosa del genere, è fantastica. È una maschera, anche questa purificante, con argilla rosa ed ha addirittura proprietà antibatteriche. Se avete la pelle, anche questa è pensata per pelli miste o grasse, se avete la pelle che ha eccesso di sebola, sentite molto oleosa eccetera, specialmente nella zona T, questa è fantastica perché regola proprio la produzione di sebo, specialmente quando comincia a fare caldo, almeno per me, la mia pelle che è mista in inverno, quindi un pochino più secca, in estate comincia a essere molto più grassa, quindi questa è una maschera salvavita. Super contenta che mi sia arrivata anche una nuova Coco Clear, questa è una maschera a base di fanghi naturali, anche di questa avrò utilizzato tipo almeno 2 o 3 vasetti sicuramente. È una maschera appunto a base di fanghi naturali che ha un effetto, anche questa purificante, però è più un effetto detox perché va a liberare la pelle dalle tossine ma senza seccarla, quindi questa la consiglio anche a chi ha la pelle normale oppure secca. Se avete la pelle molto secca potete applicarla solo sulle zone da, diciamo, da purificare. Come sapete lavoro da molto con Hello Body, credo profondamente in questo brand che appunto ha solo ingredienti naturali e non ho menzionato che sono anche tutti vegani e 100% cruelty free. Anche oggi ho un codice sconto per voi che vi scriverò qui in sovraimpressione, Mask Nicole, e vi dà diritto al 50% di sconto su tutto il sito Hello Body, lo so, pagate tutto la metà e in più avete una maschera tra quelle che vi ho fatto vedere a vostra scelta gratis, con una spesa minima di 79 euro, che però poi viene dimezzata con lo sconto. Ma non è tutto, ragazzi, perché nell'info box ho una sorpresa per voi per quanto riguarda Hello Body, quindi andate a vedere nell'info box perché c'è una sorpresa ancora più grossa se volete provare questi prodotti, quindi dateci un'occhiata. Altra super novità che mi è arrivata, che abbiamo utilizzato assieme nell'ultimo makeup tutorial, è il nuovissimo mascara di Benefit The Real Magnet, che è appunto un magnete disegnato sul tappo, e voglio menzionarvi questo mascara anche in questo video perché ha una formulazione molto molto speciale. Dovete sapere che lo scovolino di questo mascara contiene un cuore magnetico che va ad attirare la formulazione che contiene dei minerali magnetici. Su di me fa un effetto pazzesco. La cosa che mi piace di più, le due cose che mi piacciono di questo mascara sono: uno, che non sbava, non lascia i puntini sull'arcata sopraccigliare, non sbava sotto, e su questo veramente è imbattibile, e in più mi ha allungato tantissimo le ciglia ma senza creare grumi. Questo è forse uno dei pochi mascara che neanche se ti metti a fare 500 passate non ti crea grumi, ed è super super black, è veramente, ha una colorazione di nero molto molto intensa, che se appunto siete abituati a testare molti mascara sembrano tutti neri, in realtà vi posso garantire che non lo sono. Se li mettete a confronto, alcuni sono addirittura grigio, grigio scuro, questo è un super super rich ultra black. Poi la scatola si è un po' rovinata nel trasporto, ma ragazzi, super contenta perché mi sono arrivate le novità di Fenty Beauty da Sephora, appunto trovate questo brand da Sephora, e all'interno naturalmente non vedevo l'ora che mi arrivasse, perché sono super curiosa di testarlo assieme a voi. Mi è arrivato il nuovo fondotinta che si chiama Ease Drop. Mi sono arrivate 3 tonalità diverse di fondotinta, eccole qua, questa è la tonalità 1, la tonalità 6 al centro e la tonalità 11. In questi casi, quando ricevo tonalità extra o tantissimi prodotti, io vorrei tanto regalarveli, se non fosse per il fatto che in Italia non si possono organizzare giveaway, e questa cosa ve l'ho già detta ma mi fa una rabbia, siamo veramente l'unico paese, e nemmeno io avendo sede nei Paesi Bassi, mi sono informata, nemmeno io avendo sede in Paesi Bassi
posso organizzare giveaway regalandovi dei prodotti a voi perché abitate in Italia. Quindi se il pubblico per la maggior parte è in Italia, purtroppo non posso, neanche avendo sede in Olanda, e mi dispiace tantissimo perché in questo caso, ad esempio, le due tonalità che sono onestamente troppo scure per me, avrei potuto regalarle a qualcuno di voi, cosa che ho sempre fatto ma che appunto adesso non posso fare più. Però la tonalità numero uno dovrebbe andare bene per me. Questo fondotinta ha un blurring effect, quindi dovrebbe avere un po' un effetto beauty filter, ok? È molto molto chiaro, la 1 è veramente molto chiara, mi sembra neutro come sottotono, non lo vedo né troppo rosato né troppo giallino, quindi decisamente neutro. Applicandolo sulla mano il colore mi sembra perfetto, naturalmente dovremo provarlo in un video assieme. Ho aspettative molto alte per questo fondotinta perché so che ad esempio a me non era piaciuto il Pro Filter fondotinta, e so che molti di quelli che non si sono trovati bene con il Pro Filter si trovano invece bene con questo, quindi vedremo. Poi altra cosina che mi è arrivata, ragazzi, è questo deodorante ricaricabile, e il brand si chiama Wild, e questo è il pacchetto Welcome to the Wild Side. Adoro il fatto che sia personalizzato perché c'è il mio nome sul pack. Adoro. Questo è un deodorante ecosostenibile, 100% senza plastica. Infatti il case è in alluminio ed è naturalmente riutilizzabile, e poi vanno semplicemente ricaricato con il appunto con la saponetta tra virgolette di deodorante che si va ad inserire, e la confezione è in carta riciclabile, e è vegan friendly, vedo qui, quindi assolutamente vegano. E mi hanno spedito il deodorante Coconut Dreams, che ragazzi ha un profumo di cocco meraviglioso, e lo sapete, lo sappiamo tutti ormai che io adoro il profumo di cocco. Sono molto curiosa quindi di provare questo prodotto, anche perché onestamente di deodoranti non me ne vengono spediti tantissimi. Poi mi è arrivato un altro super pacchetto da Wake Up Cosmetics con un bigliettino molto carino, e qui c'è la nuovissima collezione Brows Like a Boss, interamente dedicata alle sopracciglia. Wow! Mi hanno spedito 5 Brow Definer waterproof in tutte le varie tonalità. Questo è il pack, e all'interno c'è appunto il nostro prodotto. La colorazione che penso sarà quella giusta per me è la numero 2 Ash Brown, e questo naturalmente va poi applicato con un pennellino. Ne ho trovato un'altra, sono in totale 6 le colorazioni di questa Brow Pomade. E poi ci sono, allora, c'è un Fix and Care Brow Gel, questo immagino sia trasparente, molto molto bello il pack, devo dire, con tutti i dettagli oro rosa, e all'interno c'è appunto uno scovolino piccolino piccolino con il gel per andare a fissare le sopracciglia. E poi abbiamo le matite per sopracciglia, ce ne sono 6, mi hanno spedito tutte le tonalità, e sono, si chiama Shape and Fill Precision Brow Pencil, anche questa secondo me la tonalità giusta sarà la 2. Molto molto bello il pack, molto molto bello il fatto che ci sia anche lo scovolino per andare poi a sistemare le sopracciglia. Vediamo com'è la scrivenza di questo prodotto. Beh, non mi sembra affatto male, molto morbida e molto molto precisa. Forse tra l'altro la tonalità 2 è anche un pochino chiara per me, potrei andare anche sulla 3, penso. Poi mi sono arrivate tantissime novità da Mesauda, ragazzi. Questo è il primo pack, vediamo che cosa c'è all'interno. All'interno ci sono le nuove palette Poker Face, sono delle palette viso con prodotti in polvere tra illuminante, blush, cipria eccetera, e sono appunto in 4 tonalità diverse a seconda della vostra carnagione. Questa è la 01 Light, poi c'è la 02 Medium, che è questa, questa è la 03 Ten, e per ultima abbiamo la 04 Dark. Poi sempre da Mesauda mi sono arrivati i nuovi rossetti
questi, eccoli qua, questi sono gli Extreme Vinyl e sono rossetti ad estrema coprenza effetto vinile, quindi super super lucidi, e anche qui mi sono arrivate tutte le tonalità che vanno dalle più rosate nude fino ad un rosso, ai colori un pochino più scuri. Molto molto belle le colorazioni ed hanno anche un effetto volumizzante alle labbra. Swatchiamolo per vedere com'è. Wow, beh, devo dire che sono veramente molto molto coprenti. Facciamo una seconda passata. Come potete vedere, molto coprente il colore e molto molto lucido il finish. La tonalità che ho swatchato è la 301 Italian Clay. E poi, sempre da Mesauda, pacchetto ancora più gigantesco, mi sono arrivati nuovi fondotinta, tutti nuovi fondotinta in tutte le tonalità, e questa è la nuova Cover Stick Foundation. Guardando le tonalità, secondo me quella più adatta a me non è la più chiara, che è la 601 Vanilla, che mi sembra molto chiara. Secondo me la mia tonalità è la latte numero 602, vediamo. Qui mi sembra un pochino troppo scura, non lo so, forse potrebbe anche onestamente essere più adatta per me la 601 Vanilla. Sì, penso che decisamente sia più adatta a me la 601 Vanilla. Decisamente, sì, questa è decisamente la mia tonalità. Anche un sottotono freddo, quindi ottimo per la mia pelle rosata. Poi mi è arrivato questo super pacchetto da Diego Dalla Palma. E all'interno c'è, allora, questa è una benda iperattiva modellante azione urto. Wow! Favorisce l'allontanamento dei liquidi in eccesso, rimodella le forme del corpo e riduce l'aspetto della pelle a buccia d'arancia. E come nella foto, è una vera e propria benda modellante che si va ad indossare. Wow, non avevo mai visto un prodotto del genere, quindi sono veramente curiosa di vedere com'è. Poi ci sono due prodotti per il corpo. Uno sono questi sali di Epsom, iperosmotici in gel. Non conosco questo prodotto, vediamo. Ok, sono dei sali dall'elevata azione drenante, stimolano la microcircolazione cutanea favorendo l'allontanamento dei liquidi in eccesso dai tessuti cutanei. Wow, e io soffro tantissimo di ritenzione idrica, quindi per me sono un toccasana. E poi c'è la crema 3-in-1 anticellulite modellante e tonificante, sempre della stessa linea. E all'interno ci sono anche questi attrezzi che presumo siano per allenarsi, non li ho mai visti, quindi se potete spiegarmi come funzionano ve ne sarei grata. E ultima cosina per oggi, ragazzi, ho ancora altre cosine a farvi vedere in realtà, ma magari ve le farò vedere su TikTok, dove sto facendo gli unboxing. E mi è arrivata anche quest'altra borsetta, quest'altro pacchetto sempre da Diego Dalla Palma. Qui ci sono i nuovi 10-10 mix, uno per il corpo ed uno per il viso, e sono degli auto abbronzanti che possono essere anche miscelati alla nostra crema idratante corpo e viso. Sono sempre stata un pochino spaventata dagli auto abbronzanti perché mi spaventa quell'effetto arancio carota, per non nominare presidenti, ex presidenti, e questo è molto interessante perché contiene eritrulosio, che non conosco come ingrediente, ma che è un ingrediente anticolor carota, dona un incarnato ambrato e a lunga durata. Quindi, ragazzi, voglio provare questi prodotti, voglio assolutamente provarli, perché cioè, se non ho bisogno di autoabbronzante, io non so chi ha bisogno di autoabbronzante, veramente. Quindi vi aggiornerò e vedremo come sarà il risultato. E questo è quanto per il video di oggi, mia family. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacio enorme, come al solito. Aspettate che metto via. Ok, come al solito vi abbraccio forte, 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 forte. E ci vediamo domani, sempre alle 17:30 qua su YouTube. Ciao!